Carissime sorelle, qui davanti a questa casa generalizia che è la casa di tutti voi e con la presenza di Maria Ausiliatrice voglio raggiungervi in tutte le parti del mondo per augurarvi un buon Natale, un santo Natale e anche un buono e felice anno 2017. Da qui, da questa casa, che è la casa di tutti voi, perché è la casa di tutte le figlie di Maria Ausiliatrice, ma anche di tutti i giovani, di tutti i laici, di tante famiglie che incontriamo in tutti i paesi del mondo in cui siamo presenti, voglio arrivare fino ad ogni comunità, ad ogni casa, ad ognuno, ognuna di voi, in questo momento particolarmente di gioia, di preparazione e di festa di Natale. Voglio affidare a Maria, nostra madre e ausiliatrice, di arrivare in ognuna delle case, vicino ad ognuno e ognuna di voi, per esprimervi i miei sentimenti, sentimenti di gioia, sentimenti di speranza, che vorrei siano condivise da tutti voi. Maria non ha problemi per spostarsi e dunque lei sarà la mia messaggera per arrivare fino a voi. Augurarvi un Natale di gioia e di speranza è un augurio che vorrei particolarmente profondo per tutti noi. E chi più di Maria ci può accompagnare in questa attesa e accoglienza di Gesù nella gioia e nella speranza? Maria ha accolto l'annuncio della venuta di Gesù in lei e attraverso di lei a tutto il mondo, l'ha accolto con un poco di trepidazione perché era una sorpresa per lei. Però ha scoperto e accolto la grazia di Dio di una grande gioia, questa presenza di Gesù in lei. E lei con la stessa gioia, in questo momento di Natale, ci dà Gesù al mondo. Da il suo figlio, che è figlio di Dio, al mondo. E in Gesù è veramente la fonte della nostra gioia, di una gioia che non è superficiale, di una gioia che è profonda, di una gioia che parte dall'accoglienza della piccolezza, della gioia del bambino che aspetta tutto, dalla sua mamma, dai suoi genitori, perché ha fiducia. Della gioia di Dio, felice di farci questo dono grande in Gesù, un dono di amore. La gioia viene dall'amore. L'amore dà gioia. A Natale, Gesù è uscito per venire a raggiungerci. Gesù ha voluto venire all'incontro dell'umanità. Ha voluto stare in mezzo agli uomini e alle donne, non solo del suo tempo, ma anche di tutti i tempi. Natale è festa di gioia e di speranza, perché anche la festa dell'uscita per esprimere l'amore. E noi ci sentiamo in cammino, un cammino per andare verso gli altri, particolarmente come Gesù l'ha vissuto, verso le persone che hanno più bisogno,
le persone che soffrono, le persone che sono sole, le persone che hanno dovuto lasciare il loro paese, la loro casa, per tanti motivi di guerra, di violenza, di mancanza di lavoro, di ricerca di una vita migliore. E noi siamo immersi in questo mondo. E con Gesù, in questo Natale, vogliamo continuare il nostro cammino dell'Advento, di attenzione, di ricerca, di uscire da noi stessi per accogliere e per andare incontro. Questo viene dal cuore, un movimento che viene dal cuore, che porta a uscire da noi stessi, ad aprire gli occhi, ad allargare l'orizzonte per vedere e farsi vicine a tutti coloro che hanno bisogno di noi. La speranza è un cammino di fede. E parlare di gioia e di speranza oggi per Natale ci porta a pensare a tutto il mondo, a tutte le lotte, le difficoltà, le ricerche, le violenze che ci sono. E ci mettiamo al posto della gente che sta soffrendo. E mi dico, cosa sarà Natale per loro? Cosa vuol dire avere speranza oggi? E faccio questa domanda davanti a Gesù. Penso che Dio stesso si è fatto questa domanda. E lui ha trovato la risposta che è stato di mandare Gesù, di venire lui stesso, di stare là in mezzo alla vita con tutto quello che comporta gioie, speranze, vita, morte, sofferenze, speranze, per viverle, per sentirsi solidario, solidali con tutta questa realtà. Nel nostro cammino di gioia e di speranza, incontro questa rosa che sta ancora per sbocciare e la voglio offrire ad ognuna di voi, a ogni persona che ascolta questo messaggio, come segno della gioia di Natale, come segno della speranza che sta sbocciando attraverso la venuta di Gesù, come segno di amore, come segno anche del mio affetto, che la possiate accogliere come un dono di Gesù. Qui ci troviamo con la nascita di Gesù a Betlemme. Pensiamo alla gioia della famiglia che nel calore dell'amore accoglie il bambino. E penso a tutte le famiglie del mondo. Le famiglie che noi conosciamo, le nostre famiglie, ma anche tutte le famiglie di tutti i popoli. Voglio chiedere il dono della fede per tante famiglie,
che possano, accogliendo e accompagnando i loro figli, le loro figlie, nella ricerca del senso della vita, trovarlo in Gesù che viene. Vorrei augurare che anche le nostre comunità siano Betlemme, siano questa casa dove l'amore ci fa sentire famiglia, dove l'amore diventa fecondo, dove le difficoltà per vivere l'amore siano un segno per tutte le altre famiglie che vivono attorno a noi. Sentirci famiglia, essere famiglia, come la famiglia di Giuseppe e Maria che ha accolto Gesù, è una caratteristica della nostra vocazione, delle nostre comunità educanti. Don Bosco e Madre Mazzarello avevano colto che senza creare una famiglia, dare una famiglia ai giovani, non si poteva educarli. Natale sia per tutti noi questo segno che ci invita a costruire ogni giorno la famiglia. E voglio augurare a tutti i gruppi della famiglia salesiana e a tutta la famiglia salesiana insieme un buon Natale in questo spirito di famiglia da cui scaturisce gioia e speranza. Lo voglio augurare in primo luogo al Rector Maggiore, Don Angel Fernandez Artime, a tutti i nostri confratelli salesiani, alle ex allievi e ex allievi salesiani cooperatori e cooperatrici e tutti i gruppi della famiglia salesiana, a tutti gli amici, a tutte le persone, a tutte le vostre famiglie, perché questa gioia di Natale e questa speranza si possa irradiare, possa essere un raggio di luce nella vita di ognuno e di ognuna. Un raggio di luce che possa accompagnare il nuovo anno 2017, che speriamo possa essere un anno di pace. Di pace che parte dai nostri cuori, di pace in tutti gli angoli della terra. Questa pace, insieme alla gioia e alla speranza, sia un dono che Gesù faccia a tutta l'umanità in questa festa di Natale e inizio del nuovo anno. Vi ringrazio per tutti gli auguri che ho potuto ricevere e che sto ancora ricevendo in questo tempo e ricambio questi auguri che ricevo come segno di tanto affetto da parte vostra e ricambio l'augurio con il desiderio che possa arrivare ai vostri cuori. Buon Natale e buon anno, felice anno 2017. Thank you.